Dicevamo, tu hai detto che ha dato un po' d'ordine, no? Alle tue idee, anche se secondo me, a mio parere, no? Forse un vero e proprio ordine non c'è, ed è una cosa che mi ha incuriosito, interessato parecchio, perché lui dalla famiglia spazia, ci catapultiamo a USA 94 per poi andare a Tokyo, per poi parlare di nazionale. Per poi parlare dei compagni con cui andava all'allenamento in macchina. Quindi veramente ti prendo in questo senso perché cioè, è un capitolo continuo, un interessamento continuo da un capitolo all'altro. Maradona, cioè, poi parli del papà, questa famiglia numerosa, tu anche poi hai a tua volta una famiglia numerosa con 3 ragazze, sì. 3 femmine e un maschietto, ma grande ormai, quindi, però insomma, è pure nipotino, quindi qua parla anche proprio della difficoltà sua verso i propri genitori, potrebbe essere qualcosa che ci può insegnare magari a comportarci sia con i genitori sia con i propri figli, perché qua lui ci va proprio dritto confessando delle debolezze reciproche sia dei propri genitori che sue. E allora, veniamo invece a Checco Evani, giocatore, perché qua io ti dico, ho preso tanti spunti, delle motivazioni a scriverlo, l'hai già detto tu, però a me hanno incuriosito tanti aspetti, perché comunque non si può non parlare del tuo Milan, degli invincibili, quindi gli intoccabili, come venivano chiamati, della formazione che avevi, questo maestro che a un certo punto è piombato a Milanello come un extraterrestre. Tanti di voi, almeno Franco qualche volta per esempio, dice, lo guardavamo come fosse un matto, però alla fine tu ci hai avuto anche, lo dici qua, poi vi invito a leggere appunto anche la pagina in cui lui confessa questo screzio che ha avuto con Sacchi, che però l'ha apprezzato e poi lo ha voluto per le doti che ha, se le ha portate ai mondiali e poi anche i colleghi se lo sono portati in nazionale. Quindi ci racconti un po' il rapporto con Sacchi e allo stesso modo, visto che è agganciato insomma l'arrivo di Berlusconi, che il primo giorno vi dice guardate che io qua voglio vincere lo scudetto, voglio vincere la Coppa dei Campioni e voglio la Coppa Intercontinentale e ve la portate. Sì, Sacchi, l'anno precedente all'arrivo di Sacchi ero militare, ero nazionale militare, quindi c'erano Bortolazzi, Mussi, che erano nel Parma, Bianchi, però Bortolazzi era militare con me e quando abbiamo letto che sarebbe potuto venire a Milan, chiedevo un po' di informazioni e quello che mi diceva, dicevo, sì, queste cose le puoi fare al Parma, ma forse a Milan sarebbe in difficoltà, perché comunque sono società completamente diverse, esigenze diverse. Poi, nel momento che l'ho conosciuto, io ho avuto il problema che sono stato operato alla spalla, per cui inizialmente io non ho partecipato alla preparazione all'inizio con la squadra, facevo una preparazione individuale e ancora adesso io ho problemi alla spalla. Però in quel momento faticavo e avevo paura a entrare in contrasto, a fare le cose, perché la spalla mi dava parecchi problemi. Sacchi, come un caterpillar, è entrato, ha cominciato a imporre le sue idee calcistiche che sono di altissimo livello. Forse in quel momento tutte le altre squadre erano preparate, ma anche noi stessi faticavamo ad assimilarle. E tant'è vero che inizialmente facciamo fatica, abbiamo fatto dei risultati altalenanti, ha rischiato l'esonero perché dopo l'eliminazione della Coppa UEFA nel campo neutro di Lecce, Spagnol, lui la domenica si giocava il futuro, perché giocavamo a Verona e se non avessimo vinto lui probabilmente sarebbe stato esonerato. Proprio nel martedì prima della partita con lo Spagnol,
lui venne, io ero in camera con Van Basten, lui aveva l'abitudine di fare il giro delle camere a spiegare per l'ennesima volta tutti i movimenti, le cose. Facevate finta di dormire? A volte sì, sì, sì. E quella volta lì entrò, ero in camera con Van Basten e lui, siccome io non giocavo il giorno dopo, mi ha detto delle cose, parlava con Van Basten per delle disposizioni tattiche. Poi quando ha incrociato il mio sguardo mi disse se continui in questo modo a vegetare ti caccio via. Ecco, io c'è un capitolo. Se andavo avanti a giocare come stavo facendo mi avrebbe cacciato. Sì, perché sì. In campo non voleva gente a vegetare. Esattamente. Però dicevo, siccome lì c'è anche un capitolo sui miei difetti, che forse è il capitolo più lungo, e tra i difetti c'è che sono molto permalosi. Per cui me la sono presa come un'offesa diretta, personale, ma non avevo capito bene. Tant'è vero che al mercoledì noi perdemmo con lo Spagnol, la domenica lui mi fece giocare e non mi ha più tolto. E lì ho capito che quell'offesa non era un'offesa, ma era uno stimolo, era un dire, o ti svegli, ti devi svegliare, perché io ho bisogno di un giocatore come te. E da quel momento il nostro rapporto è ancora adesso è di affetto, di stima reciproca, di considerazione. Lui è stato un grande maestro, io ho avuto grandissimi allenatori. Da quando sono arrivato al Milan, il primo che mi ha fatto esordire era Gigi Radice, ho avuto Castagnier, ho avuto Lidl, ho avuto Sacchi, ho avuto Capello, ho avuto Erickson.